Allora, io mi chiamo Serena Alberi e sono la scenografa del film. Io parto dalle location, dalla ricerca delle location, quindi tutte le ambientazioni che poi scegliamo con Carlo, però sono ricercate da me in prima persona, quindi da tutti i luoghi, tutte le case, le ville, la spiaggia, tutto quello che abbiamo cercato, l'ho cercato io per prima. Tutte le volte è una novità, quindi tutte le volte c'è una ricerca del luogo esattamente come lo pensa il regista, no? Quindi cercare anche di entrare nella sua testa per capire cosa vuole. In questo caso il film è girato negli anni Ottanta, ti sei sbizzarrita per cercare materiale, da che cosa hai preso ispirazione? Allora, l'ispirazione è venuta intanto da me stessa, perché io negli anni Ottanta ero un adolescente, per cui è venuto tutto spontaneo, tutti i ricordi sono riaffiorati e quindi tutto quello che ho trovato, dai giochi di spiaggia, il tamburello, il cubo di Rubik e tantissime altre cose, oltre all'arredamento, i telefoni, insomma tutto quello che può essere scenograficamente importante per gli anni Ottanta è stato ispirato proprio dai miei ricordi. E poi ovviamente abbiamo fatto anche una ricerca più approfondita proprio per trovare tutti gli oggetti esatti dell'epoca, perché anche nel film percorriamo diverse date, no? Dall'83 passiamo all'84, poi all'85, poi al 93, poi al 95, insomma non è solo l'80, ecco, quindi fino ad arrivare ai nostri giorni, l'ultima scena del film appunto è ai nostri giorni. Ti piace di più un'ambientazione dei nostri giorni quando vai su, comunque in generale quando lavori sui set, oppure preferisci quando è in un'altra epoca? Dove ti trovi più, dove ti stimola di più? Ma tutte e due in realtà, perché tutte e due sono molto importanti, no? Sia ricreare ambientazioni d'epoca che comunque vivere i nostri giorni. Quindi non ci sono delle differenze vere e proprie. Tutte le volte è una cosa nuova, quindi tutte le volte sei ispirato e la passione poi esce fuori. Questo lavoro è fatto di passione soprattutto. Per chi vedrà il film, qual è la location che a te è piaciuta di più? Dice, fate attenzione a quella location che a me è piaciuta tanto. Sicuramente i Bagni Costanza, che sono rimasti intatti nel tempo. Sono uno stabilimento bellissimo, c'ha dei colori bellissimi, c'è un crema, un arancione stagliato in questo azzurro del cielo della Versilia con le Apuane dietro, quindi è un'immagine molto forte e molto bella della Versilia. E poi alcune ville che erano strepitose, veramente ho trovato delle ville anche suonando campanelli pazzesche, proprio, dei posti meravigliosi. We love cinema. 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 We love cinema.